E allora, signore e signori, buongiorno! Buongiorno e bentornati sul canale di Intail. Non ci vediamo da 2 settimane, ma ben ritrovati, sono il vostro zio Gabrio e buongiorno, illuminato dalla luce divina della finestra. Buongiorno a tutti, come state? Come state? Non ci vediamo da 2 settimane. Mi sono fatto 2 settimane di vacanza. Ne avevo assolutamente bisogno, come avrei bisogno di andare a tagliare i capelli, ma adesso andrò a sistemarmi i capelli. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Guarda qua, non hanno una forma, cioè non... Vabbè. Come state ragazzi? Come state? Come state? Come va la schiena? Fa ancora malino. Sì, sono stato 2 settimane in vacanza ragazzi. Allora, terzo giorno mi si è bloccata la schiena. Poi ha piovuto. Poi mi è venuta la febbre. Quindi sono state 2 settimane... Pregio proprio. Comunque, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Mi sto riprendendo, dai. Sì, era meglio che restavo a casa. Risparmiamo anche dei soldi. Oddio, sono andato a trovare i miei giù in Romagna, però comunque mi sono un po' riposato, mi sono rilassato, staccato la testa che sicuramente ne avevo assolutamente bisogno. Voi invece, ragazzi, ferie fatte, dovete farle, siete ancora in ferie? Io, come promesso, come vi promisi 2 settimane fa, alla fine di Mass Effect 1, oggi cominciamo Mass Effect 2. Dove sono andato in vacanza? Sono andato a trovare i miei che stanno giù in Emilia-Romagna, a Cervia. Sono andato a trovare i miei, mi sono fatto 2 settimane molto easy, quindi... Ho fatto anche il bagno al mare, eh. Tra l'altro ho fatto un bagno al mare, uno. No, vabbè, due. Ma come sempre, io faccio il bagno al mare... E c'ho l'acqua nell'orecchio. Io sono 4 giorni di più, una settimana con l'acqua nell'orecchio. Prima o poi verrà fuori. E quindi sapete com'è. Ecco. Sono ancora in ferie. Vabbè, Cla, ma tu fai schifo. Io ti voglio bene, ma tu fai schifo. Cla, preparati, eh. Preparati, che adesso organizziamo a casa mia il torneo di Mario Kart. Preparati. Non questa settimana, ma la prossima. Raga, torneo di Mario Kart. Avvisa tutti quelli del venerdì che parte il torneo di Mario Kart. Ah, Dio, Dio. Va bene, va bene. Allora, questa mattina, come appunto vi dicevo, giochiamo a Mass Effect 2. L'1 l'abbiamo finito. Cos'è successo alla fine dell'1? Facciamo un piccolo recap. Allora, noi siamo il primo spettro umano. Sì, Sheffield, sì, certo, signor Sheffield. Shepard è il primo spettro umano. In realtà abbiamo scoperto che non è stato il primo spettro umano, ma il primo fu il capitano Anderson, che poi gli fu tolto il fatto di essere uno spettro. Abbiamo inseguito Saren, che aveva fatto robe brutte con i razziatori, e alla fine lo abbiamo sconfitto. Abbiamo salvato un sacco di gente. Abbiamo salvato un sacco di gente, e forse, e dico forse, l'universo è grato a noi e al nostro equipaggio. E oggi giochiamo, cominciamo dal 2. La cosa bella di Mass Effect è che voi potete, come per esempio in Dragon Age, far sì di continuare la storia dove l'avete lasciata. Quindi con le scelte che abbiamo fatto appunto nell'1 ce le porteremo nel 2 e poi anche nel 3. Quindi questa cosa è molto figa. Tra l'altro, ragazzi, nei prossimi giorni usciranno dei giochi molto interessanti perché tra 4-5 giorni uscirà il nuovo gioco di Star Wars, che è Star Wars Outlaw, che sicuramente mi vorrò prendere. E inoltre, a settembre uscirà il gioco del Quidditch di Harry Potter, che anche quello ce l'ho lì pronto da prendere appena esce, che ce lo giocheremo sicuramente insieme. Ho fatto morire Ashley perché mi ha ucciso Vrex. Quella stronza di Ashley ha sparato in testa Vrex, quindi ho detto: sai cosa c'è, Ashley? Ciao. Quindi quello è. E tra l'altro, raga, finalmente sono tornato a casa. Non vedo l'ora di andare a testare il mio mazzo di Star Wars a un prossimo torneino. Non vedo l'ora che rifacciano i torneini qui e ricomincino i miei torneini di Star Wars perché voglio assolutamente andare a provare questo mazzo che abbiamo costruito. Tra l'altro, l'ultima live sul mio canale prima di partire. Per quanto riguarda Star Wars Unlimited, poi lo porteremo un po' avanti anche sul mio canale di Twitch perché fra un po' esce la nuova espansione. Quindi bene. Allora, ragazzi, andiamo subito a questo punto. Io, tra l'altro, ho un orecchio mezzo sordo, quindi non sento niente. Vabbè. Teoricamente, se noi andiamo così. Ah, ok.
Il pad dovrebbe funzionare. Allora, nuova partita. Importa personaggio da Mass Effect 1. Eccolo qua. Così abbiamo, non dobbiamo sbatterci a fare il personaggio, eh. Avanzamento automatico, no. Sottotitoli, sì. Utilizzo delle abilità della squadra, sì. Autosalvataggio, sì. Allora, nome. Stavo leggendo io. Niente. Niente. Andiamo così dritti, non ho potuto fare vedere le altre cose, va bene. Poi ditemi se il volume va bene, se è tutto a posto, ragazzi. Shepard ha agito alla perfezione, meglio di quanto sperassimo. Il comandante Shepard scoprì la verità. Ma non è ancora abbastanza. Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. E ora vogliono mandarlo a combattere i Geth. I Geth. Sappiamo che non sono loro la vera minaccia. I razziatori sono ancora là fuori. E spetta a noi fermarli. L'uomo misterioso. Il Consiglio non si fiderà mai. Non accetteranno il nostro aiuto. Neanche dopo tutto quello che l'umanità ha fatto per loro. Ma Shepard... Miranda. Lui daranno ascolto. Miranda è sempre Miranda, ragazzi, eh. Ma è solo un uomo. Se perdiamo Shepard, sarà la fine anche per l'umanità. Allora facciamo in modo di non perderlo. Adesso, ragazzi, appena parte il gioco, sistemo tutte le cose, eh? Allora, un mese dopo il devastante attacco dei Geth alla città dell'umanità, ha conquistato un controllo politico. Il consiglio guidato dagli umani è costretto a rispondere delle prove del ritorno dei razziatori, enormi macchine, bla bla bla. Per placare le voci, il consiglio ha inviato Shepard a fare cose. Bella la Normandy. Sempre bella la Normandy, cazzo, come nave, eh. Motori per luce disattivati. Rilascio emissioni attivo. La zona è pulita. Procediamo con l'occultamento. Stiamo sprecando tempo. 4 giorni a cercare per tutto il settore e non abbiamo trovato traccia di attività Geth. Nell'ultimo mese sono scomparse 3 navi qui. Deve essere successo qualcosa. Io punterei sugli schiavisti. I sistemi Terminus ne sono pieni. Rilevo qualcosa sullo scanner a lungo raggio. Una nave non identificata. Sembrerebbe un incrociatore. Non corrisponde a rilevamenti conosciuti. Vediamo se posso alzarvi il volume. Per adesso, poi andiamo a sistemare. Ora dalle... è in traiettoria di intercettazione. Ok. Non può essere, i sistemi di occultamento sono attivi. È impossibile che una nave Geth... Non sono i Geth. Prepararsi a manovre evasive! Barriere cinetiche giù! Palle nello scafo! Armi fuori uso! Spegnete l'incendio! Merda! Kaidan! Salvaci tu, Kaidan! Eccolo! Uova di soccorso pronta al lancio. L'alleanza arriverà in tempo. Mi si è spento il pad. L'alleanza non ci abbandonerà. Dobbiamo solo resistere. Porta tutti alle navette di emergenza. Joker è ancora in cabina di pilotaggio. Non vuole abbandonare la nave. Non me ne vado neanch'io. Correte alle dannate navette. Porterò io quell'idiota di Joker fuori di qui. Comandante. Vattene via di qui. Forza, forza!
Ops, signorina è... Cioè, proprio fatta a pezzi la Normandy, raga. Shepard, andiamo! Mayday! 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 Qui è la SSB Normandy! Abbiamo subito gravi danni da un nemico non identificato! Coraggio, bella! Tieni duro! Tieni duro! Ah! E questo potrebbe essere un problema. Joker? Di qui. No, non abbandonerò la Normandy. Posso ancora salvarla. Non penso, Joker. La Normandy è perduta. Affondare con la nave non cambierà le cose. Sì, d'accordo. Aiutami a rialzarmi. Stanno tornando per un altro attacco. Merda? È che il 2 è quello che mi ricordo meno. Ehi, attento al braccio! È che Joker soffre di quella malattia che viene denominata ossa di vetro. Comunque, raga, tra le varie navi spaziali di videogiochi, film e tutto, secondo me le più belle sono la Milano dei Guardiani della Galassia e la Normandy. Ecco, stiamo perdendo anche l'ossigeno. Ecco. Bello Mass Effect 2, dai. Passiamo al 3. Il 2 l'abbiamo finito. Tentativo che riassumi di Mass Effect 1. No. No, perché ve l'ho già spiegata la storia di Mass Effect 1, non stiamo a vederci il fumetto interattivo. Abbiamo recuperato il comandante Shepard. Il progetto Lazarus procederà come previsto. All'inizio del 2 è tanta roba, raga, eh. Stiamo parlando di un salto grafico tra l'1 e il 2 abbastanza importante, eh. Che poi è uguale in realtà. Accetta volto importato. Allora, possiamo cambiare la sua... Allora, noi abbiamo giocato da incursore l'ultima volta.
o da ingegnere, adesso non mi ricordo. Potremmo giocarlo soldato pure semplice, eh? Mm. Sai che non lo so? Sono un po' indeciso. L'ultima volta l'abbiamo giocato ingegnere. Io nel 2 lo giocherei soldato pulito e semplice, raga. Cioè, soldato pulito e semplice. Dai, soldato. Guarda che bello. Giochiamolo soldato pure semplice. Sul monitor, qualcosa non va. Reagisce agli stimoli esterni. Mostra consapevolezza dell'ambiente circostante. Per gli Miranda, credo si stia svegliando. Dannazione, Wilson, non è ancora pronto. Dai, no, Wilson! Shepard, cerca di non muoverti. Resta immobile. Cerca di calmarti. Battito cardiaco in aumento. Attività cerebrale fuori scala. Parametri a livelli critici. Non sta funzionando. Un'altra dose. Subito. Battito in diminuzione, parametri rientrati nella normalità. C'è mancato poco. Lo L'avevo abbiamo detto quasi che perso. I sistemi erano sbagliati. Rifai tutti i calcoli. Miranda l'aveva detto. Interessante, Miranda, tra l'altro. Sveglia, comandante. Shepard, mi senti? Alzati subito da quel letto. Questa struttura è sotto attacco. Questa pistola non ha una clip termica. È un'infermeria. Ti procureremo delle munizioni, Dal. Tieni giù la testa, Shepard. Riparati dall'esplosione. Qualcuno sta tirando la sicurezza per cercare di ucciderti. Cerca delle clip termiche per la tua pistola. Sembra che abbiano eretto una barricata per cercare di fermare i Mac. Attento! Aia! Bastardi! Allora, c'era un modo per switchare la prospettiva, perché così laterale a sinistra mi dava fastidio. C'era un modo, mi ricordo, forse con... No, così metto via le armi. Ah, questa è la cosa del rallenti che... No. No, L3R3 non funziona. Stanno arrivando altri rinforzi. Prendi il lanciagranate dal cadavere della guardia di sicurezza. Ecco che arrivano i mech. Sei il lanciagranate. Ci hanno visti. Prendi l'ascensore. Mi devo ricordare i tasti, raga. Sbrigati, raggiungi la porta, corri! Stai andando bene, Shepard. Buongiorno. Ti raggiunge qui. Shepard, ho dei vecchi da finire, do l'altra posizione. No! Aiutami!
cosa ci fai qui? Pensavo che con te non... Grande Jacob! Sei con Miranda? Sì, scusa. Mi ero scordato che tutto questo è nuovo per te. Io sono Jacob Taylor. Sono di stanza qui da... Nemici individuati. Merda. La situazione è peggiore del previsto se Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto, ma prima dobbiamo arrivare alle navette. So che non è il momento migliore, ma sono stufo di correre a destra e a manca senza sapere nulla. D'accordo. Tu e la tua nave siete stati attaccati e distrutti. Sei stato ucciso. Ecco. Poi il tuo cadavere è stato portato qui. I nostri scienziati ci hanno messo 2 anni a rimetterti insieme. Sei rimasto in coma o peggio per tutto questo tempo. Bentornato alla tua vita. Questa non sembra una struttura dell'Alleanza. No. È. Progetto segreto completamente indipendente dall'Alleanza. L'Alleanza ti ha ufficialmente dichiarato caduto in battaglia. L'intera galassia ti ritiene morto. E se non raggiungeremo quelle navette, tornerai a esserlo. E il mio equipaggio? Sono salvati altri membri dell'equipaggio della Normandy? Facciamo così. Aiutami a distruggere quei mech e risponderò a tutte le tue domande, o quasi. Siamo a corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici. Va bene. Buono. Ok, avevo promesso di rispondere alle tue domande. Cosa vuoi sapere? Allora, l'ultima cosa che ricordo è l'esplosione della Normandy. Ci sono stati altri superstiti? Più o meno tutti. Solo pochi soldati dei ponti inferiori non ce l'hanno fatta. Il navigatore Presley è stato ucciso. No, Presley! Cazzo. Ma tutti gli altri, incluso il personale non dell'Alleanza, come Liara, Lasari e l'Aquarian, ne sono usciti sani e salvi. Sai per caso che fine hanno fatto? No, comandante. Sono passati 2 anni. Hanno voltato pagina e lasciato l'Alleanza. Potrebbero essere ovunque. Era la mia squadra. Se sapessero che sono ancora in vita, verrebbero a cercarmi. Forse potrei rintracciarli dopo che ce ne saremo andati da qui. Sempre se ci riusciamo. Sai qualcosa su questo attacco? Chi c'è dietro? Magari lo sapessi. Stavo andando a dormire quando è scoppiato l'inferno. Un sacco di esplosioni. Poi ogni dannato mech di questo posto ha iniziato a sparare. Contro di noi. E non è buono. Deve essere stato qualcuno dei nostri. Serve un livello di autorizzazione massimo per violare tutti i mech. Ci hanno messo 2 anni per ricostruirmi. Non sono un medico, ma eri messo male. Quando ti ho visto eri solo un ammasso di carne e tubi. Wow. Altrove saresti finito direttamente in una bara. Ma il progetto Lazarus era diverso. Tecnologia all'avanguardia. In che senso? Clonazione? Cibernetica? Non conosco i dettagli. Dovresti chiederlo agli scienziati. Ma sono sicuro che non sei un clone. Volevano riportarti in vita esattamente come eri prima di quell'attacco. Meno male. Sei ancora tu. Magari con qualche pezzo in più. Cosa puoi dirmi sul progetto? Il progetto Lazarus aveva un solo soggetto. Tutta l'operazione consisteva nel riportare in vita te. Solo te. Ma non è stato facile. 2 anni. I migliori scienziati in circolazione. Le tecnologie più avanzate. Qual è la via più rapida per raggiungere le navette? Dipende tutto dalla quantità di mech. Prova, forse è meglio prova. Passare. C'è qualcuno in ascolto? Qualcuno ancora in vita? Pronto? Pronto? Wilson, sono Jacob. Sono qui con il comandante Shepard. Ho appena distrutto un gruppo di mech nel settore D. Shepard è vivo. Ma come diavolo? Non importa. Devi tirarlo fuori da lì. Usa i tunnel di servizio e raggiungi la sala di controllo della rete. Tiratemi fuori da qui, che è già un posto Wilson. Di merda. Resta su questa frequenza. Andiamocene da qui. Certo, questa porta ci condurrà ai tunnel di servizio. Andiamo, Jacob. Allarme. Bene. Trovo un riparo. Bersaglio abbattuto. Questa stanza brulica di mech. L'intera stazione brulica di mech. Sto facendo del mio meglio. Ok. A qual combattimento l'avevano migliorato, perché nell'uno era veramente legnoso. Aiuto! Wilson, dove sei? Sala server B. Sono fuori controllo. Saliamo a quelle scale, Shepard. Oh no.
Va bene, non è il momento. Shepard, sono qui. Wilson. I bastardi mi hanno colpito alla gamba. C'eri tu la prima volta che mi sono svegliato. Sì, ero io. Possiamo parlarne dopo aver sistemato la mia gamba? Dovrebbe esserci del Medigel nel kit di pronto soccorso sulla parete. Spero ce ne sia abbastanza per rimetterlo in piedi e farlo camminare. Prendi il Medigel dal kit di pronto soccorso sulla parete. Ah, è vero che adesso il Medigel è nella ruota dei poteri. Wilson è ferito gravemente. Un attimo. Ha bisogno di... Grazie, Shepard. Non avrei mai pensato che mi avresti salvato la vita. Ora siamo pari. Volevo provare a disattivare i mech di sicurezza, ma il responsabile di tutto questo ha fritto l'intero sistema. Non ti abbiamo chiesto cosa stavi facendo. Comunque, perché puoi accedere ai mech di sicurezza? Non mi stavi ascoltando. Sono venuto qui per risolvere il problema. Inoltre, mi hanno sparato. Questo come lo spieghi? Non conosco nessuno di voi. Mettiamoci al sicuro e poi potremo stabilire di chi è la colpa. Giusto, Shepard. Dobbiamo cercare Miranda. Non possiamo lasciarla qui. Lascia perdere Miranda. Era nel settore D. I mech hanno invaso tutta quella zona. Impossibile. Miranda non può farsi uccidere da qualche mech. È ancora viva. E allora dov'è? Perché non ci ha contattati? Le spiegazioni possono essere solo due. O è morta, oppure è una traditrice. Di solito mi serve più tempo per fidarmi delle persone. Miranda teneva molto a questo progetto. Non l'avrebbe mai sabotato. Ok, forse non è colpa sua, ma questo non cambia la situazione. Noi siamo qui e lei no. Dobbiamo salvarci. L'hangar delle navette è... Oh, merda! Ecco. Possiamo sovraccaricare quei contenitori per aprirci... Andiamocene da qui. Ok, li abbiamo sistemati, ma per noi si mette male. Shepard, se ti dico per chi lavoriamo, ti fidi di me? Non mi sembra proprio il momento, Jacob. Non ce la faremo se lui si aspetta un colpo alla schiena. Se vuoi fare incazzare il capo, Jacob, accomodati pure. Il progetto Lazarus, il programma che ti ha ricostruita, è finanziato e controllato da Cerberus. Ve lo ricordate Cerberus? Cerberus erano dei merda, Mi pare di essermi già imbattuto in Cerberus qualche volta mentre indagavo su Saren. È una sorta di gruppo illegale pro-umani, vero? Beh, questo è ciò che vuole far credere l'Alleanza. Ma c'è dell'altro. L'Alleanza ti aveva dichiarato morto. Si erano arresi. Cerberus ha speso una fortuna per riportarti in vita. Anch'io sarei sospettoso. Ma al momento dobbiamo collaborare per sopravvivere. Ho solo pensato che meritassi di sapere tutto. Bravo, Jacob. Una volta lasciata la stazione, ti porterò dall'uomo misterioso. Lui ti spiegherà. Cioè, lui si chiamava l'uomo misterioso, capito? L'uomo misterioso? È lui a capo di tutto questo? Già. Ovviamente non è il suo vero nome. Ma dai! Nessuno sa chi sia veramente. È incredibile. È il nome in codice affibbiatogli dall'Alleanza. Gli è rimasto. Non mi importa come si chiama. Basta che risponda alle mie domande, tutte quante. Ha speso parecchio tempo e denaro per riportarti indietro. Sono certo che sarà più che felice di dirti tutto ciò che puoi sapere. Non manca molto all'hangar delle navette. Dove andiamo? Di qua, immagino. Siamo stati individuati. Posto? Sì, Jacob all'inizio sembra sincero, poi io... Vediamo più avanti, perché io ve l'ho detto, il 2 è quello che mi ricordo meno, perché l'1 l'ho giocato più volte, il 3 anche, il 2 forse l'ho giocato una volta sola.
Non mi ricordo cosa fa sta cosa del rallenti del tempo. Non me lo ricordo. Il soggetto sperimentale è stato recuperato, ma i danni sono ben peggiori di quanto temessimo. Oltre alle preventivate ustioni e ferite interne causate... Ah, qui il bypass era diverso, cazzo. Non mi ricordo come si fa, raga. Ah, andava a coppie. Nonostante il vasto trauma fisico, Wilson gli assicura che il soggetto è recuperabile. Il progetto Lazarus procederà come previsto. Ok. Si va. Coraggio, da questa parte. Siamo quasi al... Miranda? Ma tu eri... Ma... Wilson! Che diavolo stai facendo? Era Wilson il merda? È il mio lavoro. Wilson ci aveva traditi tutti. Anche se ne sei sicura, lui si meritava quell'accoglienza. Ha sabotato i sistemi di sicurezza, ucciso il mio staff e avrebbe ucciso anche noi. Sei sicura, Miranda? Conoscevamo Wilson da anni. E se ti sbagliassi? Io non sbaglio mai. Pensavo che ormai l'avessi capito, Jacob. Avresti dovuto prenderlo vivo, scoprire cosa sapeva. Troppo rischioso. Ho speso troppo tempo e fatica per riportarti in vita, per vederti uccidere proprio ora. Credi davvero che Wilson ne fosse capace? Ora non più. Se lo dici tu. E ora cosa facciamo? Saliamo sulla navetta e ce ne andiamo. Guardate il 2 che è ancora diventato parlare. Ancora più Chad. Intendi comunque, l'uomo misterioso? Shepard, eh? So che lavorate per Cerberus. Ah, Jacob. Avrei dovuto immaginarlo che ti saresti fatto degli scrupoli. Non è mentendo al comandante che lo convinceremo a unirsi alla nostra causa. Beh, visto che bro sono lui, in vena di confessioni, c'è qualcos'altro che vuoi chiedermi prima di andare, comandante? Davvero una fortuna che tu sia arrivata giusto quando stavamo per andarcene. Cosa stavi facendo durante l'attacco? La cacca. Oltre a cercare di salvarti la vita? Wilson ha intuito che ti stavo aiutando e ha mandato un esercito di mecha a eliminarmi. Sono venuta qui il più presto possibile. Probabilmente anche troppo, se chiedi a Wilson. Che ne sarà degli altri abitanti della stazione? Questa è l'area di evacuazione. Se non sono già qui, non verranno. Non possiamo andarcene senza esserne sicuri. Dobbiamo non capisci. Tornare. L'unico degno di essere salvato sei tu. Tutti gli altri sono sacrificabili. Poi ci ha ragione. Conoscevamo tutti il rischio quando abbiamo accettato. Senza di te tutto questo non avrebbe senso. Dove stiamo andando? In un altro complesso di Cerberus, dove ti attende l'uomo misterioso. Non sono sicuro di potermi fidare di te. Questa è l'unica navetta per lasciare la stazione. Se vuoi restare qui a marcire con i Mac, fa pure. Vabbè. Non voglio rivedere questa stazione per il resto della mia vita. O delle tue vite, nel tuo caso. Andiamo. E via. Bello il 2 però che prima si parte così belli prepotenti, misterioso, dobbiamo farti alcune domande per valutare le tue condizioni. Andiamo, Miranda, altri test. Shepard ha già abbattuto quei mech senza problemi. Dovrebbe essere sufficiente. Diglielo, Jacob. Sono passati per due anni dall'attacco. L'uomo misterioso deve essere certo che la personalità e i ricordi di Shepard siano integri. Procedi Dai. Con le domande. Vai, queste domande. Hai detto 2 anni. Sono rimasto inerte così a lungo. 2 anni e 12 giorni. E ne hai trascorso la maggior parte su un tavolo operatorio. Prima iniziamo, prima potremo finire. Inizia con la sua storia personale. D'accordo. I registri indicano che eri uno spaziale, cresciuto per lo più su diverse navi. Ti sei arruolato e hai guidato le truppe in alcuni scontri difficili, tra cui quello di Torfan. Ricordi la battaglia con gli schiavisti Batarian? In quello scontro è morta buona parte della mia squadra. Mi chiamano il macellaio di Torfan.
Vorrei che ci fosse stato un altro modo. Hai portato a termine la missione. Il resto non conta. Soddisfatta, Miranda? Quasi. Proviamo qualcosa di più recente. Virmair, dove hai distrutto l'impianto di clonazione di Saren, hai dovuto lasciare indietro a morire un membro della tua squadra. L'artigliere capo Ashley Williams è caduta in battaglia. Che peccato! È stata una tua decisione. Perché l'hai lasciata indietro? Avere il comando significa dover dare ordini sapendo che i tuoi uomini potrebbero morire. Ciò non deve influenzare le tue decisioni. Ash si è sacrificata per il resto della squadra. Senza di lei non avremmo potuto fermare Saren. È morta da eroina. Nel senso, capisco, drogata. Comandante, non stavo giudicando la tua decisione. Tutti qui a Cerberus sanno che quell'impianto di clonazione doveva essere distrutto. Ci sono altri test che dovremmo eseguire. Avanti, Miranda. Basta con i quiz. I ricordi sono a posto e posso garantire personalmente per le abilità belliche di Shepard. E immagino tu abbia ragione. Dobbiamo solo sperare che l'uomo misterioso consideri il nostro piccolo test improvvisato una prova sufficiente. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Ah, possiamo potenziare l'equipaggiamento. Beh, mi ero dimenticato della personalizzazione. Quanto bella blu, eh. I modelli, era molto bello. C'è anche l'aspetto casual. Io gli direvo sempre questo. C'erano molte più opzioni nel 2, effettivamente. Buongiorno. Comandante Shepard. Si spacca di sighe l'uomo misterioso senza posa ceneri, tra l'altro. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. È una precauzione misterioso. Necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Esattamente cosa sappiamo tu e io? Che il nostro posto nell'universo è più fragile di quanto ci piaccia credere. Che un uomo in particolare, potrebbe essere l'unico baluardo tra l'umanità e la più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Vieni al punto. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo sono scomparse intere colonie, colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori, come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona. Che bello, hai sconfitti tutti. È uno dei motivi. Risveglio proprio di quei tranquilli. Combattere una guerra non sembra nello stile di Cerberus. Perché vi siete schierati? Noi siamo votati al progresso e alla salvaguardia dell'umanità. Se i razziatori ci prenderanno di mira, se cercheranno di annientarci, Cerberus li fermerà. Se aspettiamo che i politici dell'Alleanza agiscano, non resterà più alcuna colonia umana. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Jacob ti aggiorneranno. Miranda ha ucciso Wilson a sangue freddo, mentre Jacob è solo un mercenario. Ti aspetti che mi fidi di loro? Wilson era uno dei miei migliori agenti. Miranda ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo da lei e
Jacob è un soldato, uno dei migliori. Non si è mai fidato completamente di me, ma è sempre stato onesto. Ti troverai bene con loro, per ora. Cosa credi che troverò? Se lo sapessi, non avrei bisogno di mandarti lì. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita. Ora tocca a te fare del tuo meglio. Allora, vediamo un attimo. Allora, munizioni incendiarie. Va bene così. Dobbiamo andare un attimo sulle opzioni. Che non siamo ancora entrati nelle opzioni, raga. Ecco, così è meglio. Adesso non mi ricordo, ma era il 2 che si poteva giocare online o il 3? Mi ricordo c'era un Mass Effect che si poteva giocare online. O magari mi sbaglio, eh? L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. Non posso permettermi che qualcuno disobbedisca ai miei ordini quando arriveremo lì. So bene chi sono i miei superiori. Finché non tradirai Cerberus, seguirò i tuoi ordini. Non preoccuparti. Scopriremo cosa è successo a quei coloni. Beh, perlomeno hai fiducia in te. Il 3 aveva la funzione online, vero? Speriamo solo che non sia mal riposta. Tu sei sempre così acida, oppure è un problema mio? Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Cosa puoi dirmi su questa colonia dove siamo diretti? Freedom Progress è un tipico insediamento umano. Mi ricordo che al 3 l'online l'ho giocato tantissimo. Oltre a mech e droni di sicurezza. Normale sotto qualsiasi aspetto. Totalmente ordinaria. Fino alla sua scomparsa. Sai dirmi in cosa potremmo imbatterci laggiù? Diversi edifici deserti e un enorme mistero. Parlami un po' di te. Sei preoccupato delle mie capacità? Posso schiacciare un mech con i miei poteri biotici o scagliarne via la testa a 100 metri. Scegli tu. Beh, però stai calma. Tu e Jacob prestavate servizio insieme nell'alleanza? No. L'uomo misterioso ha riconosciuto il mio potenziale e mi ha reclutata in giovane età. Quanti anni avevi? Abbastanza da sapere che questo era ciò che volevo. È ovvio che non sei interessata a parlare. Ma... abbiamo un compito. Possiamo parlarne oppure possiamo svolgerlo. Ma non è vero. Vabbè, parliamo con Giacomo che è un bro. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Ho solo accettato di lavorare con lui, ma non mi fido ancora. Ti fidi di me, comandante? Boh. Non ho ancora deciso cosa fare con te. Perlomeno mi stai dando una possibilità. La maggior parte dei soldati dell'alleanza odia Cerberus per principio. Perché ti sei unito a Cerberus? Credo di essermi stancato di non fare mai la differenza. Ciò che facevamo nell'alleanza sembrava spesso inutile. Pensavo che le cose sarebbero cambiate dopo l'attacco alla cittadella. Il vecchio consiglio era morto e l'umanità aveva ottenuto il controllo del nuovo. Ma non è cambiato niente. Politica, burocrazia, leader diversi, stesse assurdità. Cerberus è diversa. Quando delle colonie scompaiono, non incarichiamo una squadra di scrivere un rapporto per capire che diavolo fare. Noi andiamo e lo scopriamo. Sai qualcosa su questa colonia dove siamo diretti? Si chiama Freedom Progress. Non so molto altro. Immagino che lo scopriremo una volta arrivati. È tutto per ora. Sì, signore. Va bene, si va. Oh, allora, missione completata. Avanzamento di livello. Riepilogo missione.
Nuova arma pesante, crediti. Ok. Non dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine? Ecco. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportato tra i vivi per dubitare di te, comandante. Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Oh, bravo! Cosa ti fa pensare che questa indagine porterà qualcosa? Cazzo, ragazzi, Jacob! Con le altre Perfetto. Colonie sono passati prima gli agenti ufficiali. A volte anche i saccheggiatori o le squadre di recupero. Questa volta speriamo di essere i primi. Forse troveremo degli indizi prima che qualcun altro disturbi la scena. La nostra priorità è cercare dei superstiti. È improbabile, comandante. Nelle altre colonie non era rimasto nessuno. Erano deserte. Sarebbe bello trovare qualcuno. Sempre meglio di un'altra città fantasma. Vedi, Jacob, se hanno detto che comandi tu, comandi tu. Ah, soddisfazione. Non si presenta bene la zona, raga. Allora, fucile a pompa. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Strano, niente corpi. Nessun danno strutturale. Nessuna traccia di una battaglia. Ho scoperto che sarai al Genova Comics. Ci sarai tutti e due i giorni. Sì, ci sarò sia sabato che domenica, ragazzi. Merda. Erano disattivati nelle altre colonie. Attenzione, le forze ostili utilizzano munizioni non standard. Attivazione di sistemi ausiliari. Vieni un po' qui. Arrivano. Fuoco. Allora, qua io devo andare di... Mamma mia, com'è! Sistema. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Ma mi dava bypass a cassaforte, non me lo dà più? Ok. Perfetto. Allora, io però volevo vedere una cosa. Ho sbagliato tasto di nuovo. Allora. A parte che lei deve salire di livello. Scusami, L'equipaggiamento? Dov'è l'equipaggiamento? Cioè, una volta c'era l'equipaggiamento dentro squadra, no? Non ho l'equipaggiamento da sistemare? Non mi ricordo com'era. Vabbè. Ti hanno vista, Shepard. Buon viaggio!
danni critici. Perfetto. Non ti muovere! Iquarian! Avevi detto che ci avrei pensato io! Ma tu sei Shepard! Tali! Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus! Giù le armi, subito! Shepard, ma come... sei vivo? Cerberus mi ha ricostruito, Tali. In cambio devo indagare sugli attacchi contro le colonie umane. Permettici di dubitare delle tue parole, Cerberus! Abbiamo il diritto di indagare su degli attacchi contro una colonia umana. Piuttosto vorrei sapere cosa ci fanno dei Quarian in questo posto. Giù le armi, Brazza. Qualunque cosa ci sia dietro, non credo sia necessaria un'altra battaglia. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia umana? I Quarian possono scegliere dove recarsi in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Brazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Diglielo, Tali. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere una nostra nave. Ah. Io ho una versione dei fatti leggermente diversa. Non è stato niente di personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Bravo, Jack, porca miseria. Dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Ci vediamo dall'altra parte. Fa attenzione, Shepard. Più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Grazie per l'avvertimento. Ce ne occuperemo noi. Allora, calcolando che... Vabbè, provo a tenere il mitragliatore, però fa abbastanza cagare. Come vuoi. Sicuro. Ti hanno visto, Shepard. Ma chi mi ha visto? Oh, cazzo! Ok. C'era un altro? Buono. In confronto all'uno qua i soldi servivano tantissimo. Prova a sovraccaricarlo. Ah, qua selezionavo i proiettili. Ok, adesso me lo ricordo. Ok, mi ricordo che non c'è più il fatto delle armi, ma Shepard, è tutta una questione di potenziamenti. Corsi avanti. Gli avevo detto di aspettare, ma non mi hanno ascoltata. Vogliono trovare Vitor e portarlo via prima del tuo arrivo. Dovevamo aspettarcelo. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Nel primo potevi morire nel finale, no. Mi sembra di no. Però il fatto che le armi le vai a potenziare è un po' me. Cioè, preferivo comprare le armi o avere le armi diverse, quelle che si surriscaldavano e via così. Preferivo una cosa del genere io. Mi sembra che poi nel 3 abbiano rimesso le armi come nell'1, nel 3, se non mi ricordo male.
raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Ricevuto. Vai avanti, Shepard. Copriremo la porta. Sì, a livello di equipaggiamento mi piace più il sistema del primo gioco, eh. Le armature, le armi, i potenziamenti delle varie armi, mi piace di più. Però mi sembra che il 3 l'abbiano riportato più o meno così, eh. Minchia. I Quarian sono andati, ragazzi. Quel mecha ha una corazza pesante. Quei Quarian non avevano speranza. Quel bastardo ha un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo. Vabbè, usiamo i proiettili. Ingaggio in corso. Facciamo così. E usa il sovraccarico per neutralizzare il loro. Aia, porca puttana. Che male. Sono sotto tiro. No, è andato giù coso. Allerta. Ok. Dai che è andato giù. C'è la deformazione contro la sua corazza pesante. Fatto. Buono. Potrebbe essere utile. Vai col bypass che è sempre una rottura di cazzo. Buono. Buona, direi che. A parte che avevo il lanciagranate e non l'ho mai usato. Sì, il primo era un po' più GDR, effettivamente sì. Dal secondo al terzo è diventato un po' più. Beck proteggeranno. Al sicuro da Shami. Un po' più action. Non mostri, no Shami, no. Sta bene, ragazzo. Vito? No, Vitor, non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno, devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Mo, lui si chiama Vito. Non ti sente, comandante. Devo nascondermi, nascondermi. Mac proteggeranno. Ciao, Vito. Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno preso tutti. Perché i coloni non hanno reagito, Vitor? Cos'è successo? Voi non sapete. Non avete visto. Ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Sono Ghetto. Santo cielo, credo sia un collettore. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Vero, qua ci sono i collettori, pochissimi cazzo. Pochissimi li hanno visti di persone. Vero, di vero. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata.
Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Sciami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via, ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Hai capito? Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Ma no, povero Quarian. Cosa? Vitor è ferito. Deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. No, guarda. Possiamo collaborare. Ci sarà mai. Con i vecchi tempi. Sto ancora cercando di accettare il fatto che sei vivo e che sei con Cerberus. Ora ho delle responsabilità. Ho una missione da compiere. Non posso mollare tutto. Neanche per te. No, Tali, vieni con noi. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Grazie, Tali. Siamo pronti a partire. Forlome, ciao, benvenuto. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. Ma ci mancherebbe, sono un professionista. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato. Ma visto il nostro passato, è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. I dati del suo factotum dovrebbero tornarci utili. Lo stiamo ancora analizzando. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Dimmi tutto quello che sai su questi collettori. Parla. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. E invece... Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente. Abbiamo salvato tutti. La loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. Tipo Triangolo delle Bermude. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Cosa ci guadagnano i collettori da questi scambi? I collettori non parlano mai dei loro moventi. In genere cercano specie con mutazioni o anomalie genetiche rare. Pagano agli schiavisti e ai gruppi mercenari somme esorbitanti per ottenere tali campioni. E poi spariscono. Ma non avevano mai attaccato singole specie prima d'ora. E i campioni precedenti erano soltanto poche decine, non decine di migliaia. Mi stai nascondendo qualcosa. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati. Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign. E invece no. E io non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace.
Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Oh, si va del reclutamento adesso. Sono ancora uno spettro. Forse potrei convincere il consiglio ad aiutarci. Se credi di poterli convincere, fa pure. Ma ricorda, sei sparito per molto tempo. Le cose sono cambiate. Tieniti la tua lista. Voglio persone di cui posso fidarmi. Quelle che mi hanno aiutato a fermare Saren ai Geth. Sono passati ben 2 anni, comandante. La maggior parte di loro ha voltato pagina o ha cambiato schieramento. Dov'è Garrus Vakarian? Il Turian è scomparso qualche mese dopo che eri stato dichiarato morto. Persino noi non siamo riusciti a trovarlo. Dov'è Liara Zoni? Si trova su Ilium. Le mie fonti riferiscono che lavora per l'Ombra. In tal caso, non possiamo fidarci di lei. Dov'è Kaidan Alenko? È ancora nell'Alleanza. Promosso di grado, credo. Il suo file è inaspettatamente riservato. Che mi dici di Tali? Ci ha già aiutati su Freedom Progress. È stata una svolta imprevista. Prima di accettare mi occorrono maggiori informazioni. D'accordo, ho capito. Non sono disponibili. Sei un vero leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Tu occupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Bene. Prima di andare, un paio di cose. Ma avrà degli aspiratori incredibili. Questo lo tira a fumare come un pazzo. Mordin Solus è un brillante scienziato salato. Mordin, la vero. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Non vedo l'ora di avere squadra Legion. Sembrerebbe fattibile. Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Joker! Ehi, comandante! Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti, Joker. Senti chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di dubbi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il consiglio ha voluto dimenticarti completamente. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. La SR2 però è bella, eh. È tanto bella anche la SR2, eh. Ma com'è sexy questa nave, è proprio sexy. È bello tornare a casa, comandante? Immagino che dovremo darle un nome. Che la Normandy era bella, ma la SR2 ha quel qualcosina in più che... Allora, avanzamento di livello... Guarda lo Shepard col giubbotto di pelle, l'ho sempre voluto col giubbotto lì, cazzo. Benvenuto a bordo della nuova Normandy, comandante. Già. Ho esaminato tutti i dossier.
Consiglio vivamente di iniziare ad acquisire Mordin Solus, il professore Salarian di Omega. Sappiamo che i collettori usano un qualche tipo di tecnologia avanzata per immobilizzare le vittime. Ci servirà per sviluppare delle contromisure per proteggerci. Senza tali contromisure, se incontreremo i collettori, saremo indifesi. Acquisire il professor Solus sembra una scelta logica per iniziare. Ida! Chi saresti? È vero, Ida! Sono l'intelligenza artificiale della Normandy. L'equipaggio si riferisce a me col nome di Ida. I piloti non sono mai felici quando qualcuno gli porta via il controllo della nave, specialmente Joker. Io non piloto la nave. Il talento del signor Moreau non andrà sprecato. Durante i combattimenti gestisco la parte elettronica e l'aspetto di cyberguerriglia. A parte questo, non posso interfacciarmi con i sistemi della nave. Osservo e offro analisi e consigli. Niente di più. Immagino che ci voglia ben più di noi tre Joker per far volare questa nave. L'equipaggio della Normandy è al completo. Sono tutti ai propri posti, in attesa dei tuoi ordini. Abbiamo completato i preparativi finali per il decollo, comandante. Scegli una destinazione dalla mappa galattica nella sala tattica e io traccerò una rotta. Jacob e io torniamo ai nostri posti. Se hai altre domande, vieni pure a parlarci. Oh, adesso facciamo una bella esplorazione della nave con calma, però prima devo far la pipì. Fare la pipì e bere un caffè, ragazzi. L'armeria. Ci dobbiamo girare con calma tutta la nave adesso. Va bene ragazzi, io due minuti e torno da voi. Faccio pipì, pausa, caffè, arrivo subito.
Rieccomi. Caffettino bevuto, pipì fatta. Ah. Ecco. Perfetto. Allora. Quindi facciamoci un giro per la nave, così la esploriamo intanto che... Ah, qui cosa abbiamo? Cos'è quest'area della nave? Questa è l'armeria, dove avviene la manutenzione e il potenziamento delle armi personali. Usando Factotum, progettazione assistita e microcreazione, abbiamo la possibilità di fabbricare nuovi modelli. Ah, è vero! Allora, Shepard... Mettiamogli questo che è più figo. Poche armi, capito? Poche. Comandante, non c'è stato proprio il tempo di sistemarsi e fare il punto della situazione. Ci tengo a dire che lavorare con te è una grande opportunità di fare qualcosa che conta davvero. È un onore prestare servizio sulla Normandy, comandante. Se finiremo come la Normandy, potresti anche cambiare idea. Beh, forse. Finché l'uomo misterioso manterrà le sue promesse, e tu farai lo stesso, farò del mio meglio per assicurare il nostro successo. Finora, queste sono state le condizioni del mio contratto. Ho diversi dubbi su alcune azioni intraprese da Cerberus in passato. Cosa ha fatto Cerberus per renderti nervoso? Parla. Molte cose. Sono stati dichiarati dei terroristi e per buone ragioni. E lo so, li abbiamo sparato noi. Un passato altrettanto colorito. Ma se la minaccia dei collettori è reale e possiamo fare qualcosa per fermarla, Cerberus verrà ricordato diversamente. Oppure verremo tutti processati e giustiziati. Perfetto. Non credo che la gente ci penserà attentamente come me. Non vedo l'ora di lavorare con te, signor Taylor. Altrettanto, comandante. Se hai bisogno di qualcosa, fammelo sapere. Per utilizzare il laboratorio tecnico è richiesto uno scienziato. Sì, ma stai calma, Ida. Cioè. Cos'è quest'area della nave? Questa è la sala comunicazioni iperluce. Oltre a interfacciarsi con la rete di comunicazione iperluce, la Normandy è dotata di un comunicatore relazionale quantico, collegato all'ufficio dell'uomo misterioso. Permette le comunicazioni in tempo reale anche operando fuori dalla rete di comunicazione. Perché non vengono utilizzate ovunque? Ogni coppia quantica costa quasi quanto una boa ricetrasmittente e può trasmettere soltanto un bit di dati quantici alla volta. Oltre ai problemi di costo e di banda, il sistema funziona esclusivamente da punto a punto. Per contattare centinaia di pianeti diversi, dovremo creare e installare centinaia di coppie in relazione, ognuna legata a un pianeta. Scomodo. Non avevo mai sentito parlare di un comunicatore relazionale quantico. In breve, vengono create due particelle sono soldi, esatto. Una viene installata qui, l'altra nell'ufficio dell'uomo misterioso. Quando una particella raggiunge un determinato stato quantico, quella in relazione raggiunge sempre lo stato opposto, qualunque sia la distanza. Se alteriamo lo stato della nostra particella, alteriamo anche lo stato di quella dell'uomo misterioso. Questo ci permette di inviare dati sotto forma di bit quantici. Per il momento è tutto. Disconnessione in corso, Shepard. E diciamo che la Normandy 2... è pregio, eh? Benvenuto. Sono il sottufficiale Kelly Chambers. Sono stata assegnata come sua assistente. A lei. Mi occuperò dei suoi messaggi e l'aiuterò a monitorare l'equipaggio. Devo dire che è un onore lavorare per lei, comandante Shepard. Lieto di averti con noi, Chambers. La prego, mi chiami Kelly. Ok, Kelly. C'è altro? C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. Joker vorrebbe parlarle sul ponte. C'è altro, comandante? Hai un momento per parlare? Ho sempre tempo per lei, comandante. Quali sono le tue mansioni? La terrò aggiornata su messaggi e appuntamenti. Se un membro dell'equipaggio avrà qualcosa di cui discutere, la informerò. Grazie. Non è un incarico più adatto a una IV? Sì, ma quello di sottufficiale è solo il mio ruolo ufficiale. Ufficiosamente osservo l'equipaggio.
Tutti sanno quanto è pericolosa la nostra missione. Cioè, molti gente potrebbero non tornare. Gente smatta. È una bella pressione. È tipo la psicologa. Sono laureata in psicologia. Esatto. Sono brava a capire quando qualcuno è messo a dura prova. Ti assicuri che la salute mentale dell'equipaggio sia a posto? Sì. Tengo d'occhio eventuali. Psicologa lei, vedi? Non è un lavoro a tempo pieno e si svolge meglio in modo informale. Siamo fortunati ad avere qualcuno con le tue abilità, Kelly. Grazie, Shepard. Che altro desidera sapere? Questa organizzazione ha una pessima reputazione. Non ti preoccupa lavorare per loro? Niente affatto. Anche se i nostri metodi possono essere severi, Cerberus ha nobili obiettivi. Lavoriamo nell'interesse degli umani. Miglioriamo la tecnologia umana. Salviamo vite umane. Sono obiettivi nobili. Non ti sembra che Cerberus voglia dominare tutti gli alieni e porre l'umanità in cima? Un pochino, eh? Cerberus lavora per l'umanità. Ma ciò non significa che odiamo gli alieni. Mia sorella ha aperto un ricovero per cani, ma ama anche i gatti. Che cazzo vuol Io dire? Io amo l'umanità. Lei è studiata, amo esatto. Amo i Quarian, i Turian, i Salarian e gli Anar. Non è in conflitto con gli ideali di Cerberus. È un atteggiamento molto positivo. Che posso dire? Mi piacciono le persone. Vuole parlare di qualcos'altro? Devo andare. Ok. Mi piacciono le persone. Beata te, a me no. Allora, c'era Joker che voleva parlare con me. E poi andiamo a vedere la cabina del capitano, che è fighissima, mi ricordo, nel 2. Ci crederesti, comandante? È la mia bambina, meglio che nuova. Ah, mi sembra un sogno. E i sedili in pelle. L'esercito sarà anche all'avanguardia per quanto riguarda l'hardware. Ma non gli importa se i sedili di una fregata di prima generazione traspirano. Il comfort è una prerogativa dei civili. Questa riproduzione non voleva essere perfetta, signor Moreau. Sono state introdotte diverse migliorie. Ed ecco l'inconveniente. Adoravo la norma. Eccolo lì. Era bella e tranquilla. Ora questa cosa di cui non voglio neanche parlare. È come un cancro nella nave. Mi sembra un po' eccessivo. Goditela, Joker. Visto che siamo bloccati qui, tanto vale lasciarci viziare un po'. È un'infrazione al regolamento sulle uniformi togliersi la camicia ufficiale? Perché vorrei indossare la mia maglietta con scritto «Non ho altra scelta». Joker mi ammazza, ragazzi, è bellissimo. Probabilmente sono fortunato che tu abbia ancora addosso i pantaloni. Già, oh no, è Donkey praticamente. Quello lo terrò per le telecamere per quando smonto. Un'IA che mi osserva 24 ore su 24... Ci sono dei comandi che mi dicevo osserva. Allora, andiamo di sotto con l'ascensore. Allora, noi alloggi del capitano. Joker è fantastico, ragazzi. Cioè, lui e Garrus, secondo me, sono i migliori personaggi di Mass Effect. Cos'è quest'area della nave? Questa è la cabina del comandante. Qua possiamo comprare i pesci. Di tutte le altre navi da guerra che ho visto. Questa è una nave di Cerberus, non un modello dell'Alleanza. Gli alloggi sono stati studiati per accogliere il personale. Detto questo, la cabina è situata proprio sotto lo scafo pressurizzato esterno. Gli operatori... Ah, è vero che la squadra qua è enorme, raga. La ladra, Kasumi. Jack. Beh, Miranda. Il dottor O'Kir, ok. Archangel, sappiamo tutti benissimo chi è Archangel, ma non lo dirò per chi non ha mai visto il gioco. E Zed. La cosa figa è che giustamente qua ci sono tutti nella Legendary Edition ci sono tutti i DLC, quindi è tanta roba, ragazzi. Messaggi non letti, messaggi da Anderson. Abbiamo garantito che il vaccinale veterano non potrebbe essere di noto. Zed ha partecipato a alcune delle operazioni militari più famose in sistemi Terminus. Ok. La rosa di una nave di ricognizione legata a Cerberus è scomparsa. Ok. Comandante Shepard, l'ammiraglio Hackett, attenzione! Il sistema non hanno rivelato qualcosa, eh? Sono 20 dispersi d'attacco di collettori nella norma di... Ok.
I nostri tecnici hanno pensato che a volte potrebbe tornarti comodo nascondere la tua identità inviandoti un passamontagna che gli agenti Cerberus utilizzano in operazioni segrete. Possiede un microframe con funzioni aggiuntive per avere nella tua cabina. Questi contatti con una delle nostre celle. Progetto Overlord. Ok. Sono dei nostri avamposti al confine di Skillia, non temere. Ah, mi è stata chiamata proiettore ad arco, l'ho già inviata. Ok. Un grande sforzo e costi siamo riusciti a rintracciare la ladra Kazumi Goto. Comincia a lavorare per te. Sì, una persona. Ok. Grazie per aver fornito la documentazione. Ok. Aspetta, volevo vedere quello di Anderson che. Che le voci siano vere che tu sia ancora in vita, ho bisogno di parlarti sulla cittadella. Oh, ok. Qua si possono mettere i pesci poi. Ma abbiamo sbloccato un aspetto casual nuovo? No. Va bene, signori. Ah, qua si trova. Qua poi ci sono tutti i modellini delle navi. Che figata. Il bagno. C'è anche il bagno, raga. E se uno vuole, può fare andare lo sciacquone. Allora, quindi alloggi del capitano, sala tattica, abbiamo il ponte degli alloggi dell'equipaggio da vedere. Che belli caricamenti così veloci. È adorabile. Quanti mesi ha? A fine mese compirà un anno. Oh, ti perderai il suo primo compleanno. Beh, la mia famiglia vive a New Kent. Oh, quella colonia vicino alla quartiere. Potrebbe subire... I bagni dell'equipaggio. Esatto. L'osservatorio di dritta è chiuso finché non si renderà necessario. Va bene. La Normandy 2, ragazzi, è spettacolo. Ancora la specialità dello chef. Su, via, Rupert. Sono desolato, principessina. Comandante, cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda? Indubbiamente avrai un sacco di domande. Cerberus non è malvagio come credono molti. Se posso aiutarti a placare i tuoi dubbi, sarò lieta di farlo. Allora, cosa vuoi sapere? So cosa stiamo facendo qui, ma quali sono gli obiettivi a lungo termine di Cerberus? Il progresso della specie umana, niente di più, niente di meno. I Salarian hanno la squadra operazioni speciali, le Asari hanno le loro leggendarie comando per le operazioni sotto copertura. Cerberus è la risposta dell'umanità a queste organizzazioni. Ma le organizzazioni di cui parli sono gestite dai governi? Nessuno. Abbiamo capitali privati e i nostri sostenitori si affidano totalmente al giudizio dell'uomo misterioso. Lui è molto chiaro riguardo ai nostri obiettivi: proteggere l'umanità e promuoverne il progresso. Siete politici o militari? Oppure entrambi? Cerberus ha varie divisioni: politica, militare, scientifica. Ma lavoriamo tutti per il medesimo obiettivo. La nostra struttura è simile a quella dell'Alleanza. Molte delle nostre reclute sono in effetti ex soldati, ma le nostre operazioni usano protocolli diversi, in modo da non farci vincolare da troppa burocrazia o formalità. Quali sono le risorse di Cerberus? Siamo molto ben finanziati, ma credo che solo l'uomo misterioso sappia esattamente quanto. Cioè, ma uno che tuttavia, si chiama uomo misterioso. Non sono limitate. Riportarti in vita e ricostruire la Normandy è stato un grosso investimento e un rischio notevole. Speriamo tutti che riuscirai a fare l'impossibile, Shepard. Senza pressione. Cosa puoi dirmi sull'uomo misterioso? È misterioso. Niente che tu non sappia già. Neanch'io ho accesso alla sua storia personale. E tu hai avuto occasione di conoscerlo meglio di chiunque altro. È raro che si lasci coinvolgere direttamente nelle missioni. Ma tu sei speciale. Malgrado tutte le voci che circolano sul suo conto, posso assicurarti che ha a cuore solo il bene dell'umanità. Quindi anche il mio e il tuo. Come puoi esserne sicura se sai così poco su di lui? Se sono arrivata fin qui è perché so valutare le intenzioni e gli interessi delle persone. Non è un santo e lui sarebbe il primo ad ammetterlo, ma è molto motivato. L'umanità non potrebbe avere un avvocato migliore. Parlami un po' di te, Miranda. Mi sembra giusto, visto che ho passato gli ultimi 2 anni a raccogliere informazioni su di te. Forse dovresti sapere che ho subito delle modifiche genetiche molto profonde. Non le ho volute io. Ma ho imparato a sfruttarle. È una delle ragioni per cui sono stata scelta dall'uomo misterioso.
Mi sono per le tette. Posso eccellere in tutto ciò che mi viene chiesto di fare. Che tipo di modifiche genetiche? Molto estese. Sono stata potenziata fisicamente. Guarisco più in fretta e posso vivere più a lungo, circa 30 anni in più della media. Possiedo abilità biotiche molto avanzate per un essere umano. Aggiungi il migliore livello di addestramento e istruzione che si possa desiderare. No, ma menatela un po', un pochino. Infatti. Sembri piuttosto sicura di te. Non potrebbe essere altrimenti. I miei riflessi, la mia forza, perfino il mio aspetto. È stato tutto perfezionato. Non c'è motivo di nasconderlo. Per questo Cerberus mi affida la supervisione delle operazioni più pericolose, rischiose e tecnicamente impegnative. Ed è per questo che sono stata assegnata a te. Ho il dovere di garantire il tuo successo, Shepard. Che tipo di modifiche genetiche? Molto estese. Sono stata potenziata fisicamente. Guarisco più in fretta e posso vivere più a lungo. Possiedo abilità biotiche. Questo ce l'hai già detto. Il migliore livello di addestramento e istruzione che si possa desiderare. Grazie per le informazioni. Certo, comandante. Sempre a tua disposizione. Va bene. Il comandante Shepard, l'eroe della cittadella, quel giorno ha reso orgogliosa l'umanità. Secondo voi, perché secondo la cittadella no. Rupert Gardner, come posso aiutarla? Hai tutto quello che ti serve? Mi arrangio, ma ha mai provato a preparare un pasto decente con i rifornimenti militari? Io sono bravo, ma non faccio miracoli. Sconfiggere i collettori. Ma Master Chef sulla cittadella. L'equipaggio merita qualche buon pasto prima di lanciarsi in prima linea. Dobbiamo concentrarci sulla missione. Non certamente. C'è. Sono un gruppo determinato, non c'è bisogno di viziarli. Di cosa ti occupi qui sulla Normandy? Di cosa non mi occupo? Molti mi scambiano semplicemente per il cuoco, ma sono anche tecnico e custode degli impianti. Addetto alla ventilazione, idraulico ed elettricista civile. Ma tutto lui? Mi assicuro che sia tutto a posto. Speriamo che lo pagano bene. Quindi l'addetto alle pulizie dei bagni prepara anche i pasti? Mi lavo le mani, il più delle volte. Ma che schifo. Questa non è una nave da crociera. Su una nave di Cerberus bisogna darsi da fare. Bisogno irrisolto. Non ti ruberò altro tempo. Torno al lavoro. Ma non mi sembra che stia tornando al lavoro, cioè, vabbè. E niente, praticamente lui, dopo che ha cacato, accedere alla stazione di controllo va da mangiare. Ha chiesto un ufficiale artigliere. E quindi va bene. Non so quanto io mi fidi di questa cosa, però. Cos'è quest'area della nave? L'infermeria. È equipaggiata per fornire cure mediche d'emergenza. In caso di ferite critiche, il personale dovrà essere trasferito in strutture mediche adeguate. Comandante Shepard, ho visto la Normandy andare a... Ma è la dottoressa Close! È bello rivederti. O Chakavs, come cazzo si dice. Lieto di vedere un volto noto, dottoressa. Lo stesso vale per me. Vorrei che il resto... Hanno quel retrogusto speciale, esatto. Il tipo di trauma che hai subito avrebbe cambiato molte persone, ma non te, vedo. Bentornato, Shepard. Hai tutto quello che ti serve? Credo di sì. Questa infermeria è molto simile a quella della Normandy originale. L'unica cosa che manca è la mia riserva privata. Avevo persino la droga. Una bottiglia di brandy Sherry Size che conservavo per un'occasione speciale. Terrò gli occhi aperti per una bottiglia sostitutiva. Ah, non devi. È molto costosa e abbiamo problemi più gravi. Dottoressa, sei stata nell'alleanza per anni. Quando la Normandy è andata perduta, l'equipaggio sopravvissuto è stato riassegnato. Mi avevano assegnata al centro medico navale di Marte, una posizione molto rispettabile, ma non ero su una nave. La vita militare coloniale non faceva per te? Ho trascorso gran parte della mia vita su navi da guerra, senza sapere cosa avrebbe portato la missione successiva. Sono abituata al ronzio dei motori, allo scricchiolio delle paratie, alle lievi vertigini dovute ai freni iperluce. La vita a terra... Lei è drogata di spazio, signore. Troppo noiosa. Ecco. Va bene. Ci vediamo, dottoressa. Comandante? Va bene. Allora. Teoricamente abbiamo visto tutta la nave, se non mi ricordo male. No, forse abbiamo ancora, esatto, le sala macchine. E poi si parte per la prima missione.
diamine, comandante, è venuto qua giù per parlare con noi. Sì. Stai parlando al nostro ufficiale superiore. Sto ispezionando la nave e incontrando il mio equipaggio. Sono l'ingegnere Ken Donnelly, addetto ai sistemi di controllo potenza. Questa è Gabby. Ingegnere Gabriella Daniels, sono responsabile dei sistemi di propulsione. Cosa possiamo fare per lei, comandante? Siete a posto qua giù? Non possiamo lamentarci, se solo non ci volesse tanto per calibrare il giunto FBA. Kenneth, ti stai lamentando? Che tipo di problemi avete? Quando hanno aggiornato il progetto della Normandy, hanno tralasciato il giunto FBA. Non l'annoierò con dettagli tecnici, ma c'è un giunto di riduzione nel sistema di trasferimento primario di potenza che incanala il flusso del campo. Kenneth, stai annoiando il comandante. In poche parole, se avessimo installato un giunto T6 FBA, ci risparmieremmo ogni giorno molta manutenzione. Perché non l'hanno già installato? Probabilmente è solo una svista di progettazione. L'efficienza non ne risente, solo la manutenzione. Dupalle, il modello T6 è difficile da trovare. La National Stellar Dynamics l'ha abbandonato. Probabilmente potremmo trovarne uno usato sul mercato di Omega, ma non abbiamo tempo di sbarcare. Cosa ne pensate di Cerberus? A dire il vero, non conosciamo molto dell'organizzazione, a parte la squadra della Normandy. Sappiamo daremo ai collettori un bel calcione nei gioiellini. Ma questo mi basta. Va bene. Continuate pure. Come vuole, comandante. Ma dobbiamo trovare il giunto nuovo. Mi stupisce che Shepard sia sceso a parlarci. Te l'avevo detto io. Oh, ma che bello. Sai qua come cuoci in 2 secondi le cose tipo microonde? Qua sotto poi ci sta Jack, se non ricordo male, che sta sempre qua sotto. E direi che abbiamo esplorato tutta la nave, signori. Cos'è quest'area della nave? La stiva della Normandy. Include risorse per rifornire e riparare il veicolo da sbarco planetario e le navette presenti. La mia ultima nave non aveva una navetta. Perché ce ne occorre una? Questa nave ha una massa quasi doppia rispetto alla precedente Normandy. È più difficile atterrare sui pianeti ad alta gravità. Grazie, Ida. È stato un piacere. Allora, torniamo su la sala tattica e andiamo a prenderci Mordin. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Ma non è vero? Non è vero. Allora. Ah, già che qua si muoveva proprio con la nave. Allora. Allora, qua bisognava avviare la scansione. Se mi ricordassi come si fa, Sonda espulsa. Nei progetti di ricerca, l'iridio viene utilizzato per potenziare armi pesanti, mitragliatrici e fucili d'assalto. Sonda lanciata. Nei progetti di ricerca, il platino viene utilizzato per potenziare fucili di precisione, fucili a pompa ed equipaggiamento medico. Sonda lanciata. Perché voi non lo vedete, ma vibra il controller. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Nei progetti di ricerca, il palladio viene utilizzato per potenziare pistole pesanti, corazze e impianti cibernetici. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata.
procedo al lancio della sonda. Ecco, abbiamo finito le sonde, quindi più di così. Allora, mi dice di andare a cercare prima Mordin. Bisogna trovare dove... Allora, portale Omega. Perché ad Omega mi dice recluta Arcangelo, il professore sarà Mordin, immagino. Immagino sia Mordin il professore. Allora, ci portiamo dietro, ovviamente, Miranda e Jacob. Loro abbiamo e loro ci portiamo dietro. Abbiamo due punti. Le munizioni criogeniche non me ne faccio un cazzo, né le munizioni incendiarie. Lei ha due punti. Lui ha tre punti. Vediamo agente di Cerberus. Ok. Benvenuto su Omega. Sei nuovo, vero? Lo capisco sempre al volo. Permettimi di... Maledetti Batarian. Salve, Moglan. Stavo solo... Fargoth. Spaisci. Subito. Certo, Moglan. È tutto quello che vuole lei. Maledetti avvoltoi. Benvenuto su Omega, Shepard. Sai chi sono? Certo. Ti abbiamo individuato nel momento stesso in cui sei entrato nei sistemi Terminus. Non sei discreto come pensi. Aria vuole sapere cosa ci fa uno spettro morto su Omega. Ti suggerisco di andare subito all'Afterlife e presentarti. Dacci un taglio. Non sono qui per causare problemi su Omega. Le cose tendono a esplodere intorno a te. Un po' è vero, eh? Non puoi biasimare Aria per essere prudente. All'Afterlife. Subito. Ricevo allarmi di quarantena dai bassi fondi dove il dottor Mordin Solus gestisce la clinica. Prevedo resistenza alla stazione di transito. Allora, Afterlife, sala VIP, tecnologia di recupero di Ken, mercato di Omega, empori, appartamenti, reclutatori mercenari. Dove cazzo è Mordin? Vabbè, vediamo adesso. Lo andiamo a cercare. C'è già Zaid qua? Ho avuto ad alcuni messaggi tra mercenari riguardanti i piani per eliminare Arcangel. Il centro di reclutamento vicino all'Afterlife potrebbe avere informazioni a riguardo. C'è già Zaid qui? Ok. Ti prego, devi aiutarmi. Nessuno ha detto che potevi parlare, carogna! Sei tu Zaid Massani? Sì, sono io. Tu devi essere il comandante Shepard. Mi dicono che abbiamo una galassia da salvare. Immagino che ti abbiano già informato. Ho fatto tutti i compiti. Cerberus mi ha inviato ciò che dovevo sapere. Il mio contatto mi aveva parlato di una persona, non di due. Un delinquente Batarian. Ha pestato i piedi a qualcuno di abbastanza ricco da assoldarmi. Mi ha persino pagato per riportarlo indietro vivo. Ti prego, non sono stato io. Ti ho detto di chiudere la bocca. Ha cercato di sviarmi per inseguirlo nei sistemi di mezza galassia. Pessima idea. Questa gentaglia si rifugia sempre su Omega. Che relazioni hai con Cerberus? Semplice. Cerberus mi paga un mucchio di soldi per aiutarti nella tua missione. Questo è tutto. Lineare. Pochi mercenari accetterebbero una missione suicida in cambio di soldi. La maggior parte dei mercenari non riceve offerte come quella che mi ha fatto Cerberus. Questa missione non sembra propriamente una passeggiata, ma il tuo uomo misterioso sa muovere parecchi crediti. Va bene. Felice di averti con noi, Zaid. Abbiamo molto da fare. Così ho saputo. Immagino che l'uomo misterioso ti abbia informato del nostro accordo. No, non l'ha fatto. No. Immagino che abbia deciso di lasciare tale informazione fuori dal dossier. Meno male che te l'ho chiesto.
Ho trovato una missione qualche giorno fa, poco prima che Cerberus mi reclutasse. Ho pensato che poteva interessarti. Hai mai sentito parlare di Vido Santiago? Il Sole Blu. Il capo dei Sole Blu. Gestisce l'intera organizzazione. Recentemente sembra che abbia conquistato una raffineria della Eldfell Ashland su Zoraia, usando gli operai come manovalanza. La compagnia la rivuole indietro. Mi assicurerò che venga risolta. Bene, togliamocela dai piedi, in modo da poterci concentrare nel diventare dei dannati eroi. Farò meglio a consegnare questo prima che inizi a puzzare. La prossima volta che dovrai uccidere qualcuno, sarò pronto e disponibile. Grande, Zaid. Allora, e uno l'abbiamo reclutato. Poi. Beh, Zaid è di una DLC in realtà, eh. Non era già disponibile nel gioco all'inizio. Omega, un vero letamaio. Almeno qui non si corre il rischio di distrarsi. In passato sono già venuta qui per certe questioni. Oltre alla solita decontaminazione, poi sento bisogno di farmi una doccia. Zaid dovrebbe essere nell'espansione, ma un po' di personaggi che sbloccheremo sono nelle espansioni. Andiamo, fammi entrare! Facciamoci un giro tranquillo per la città, poi vediamo, raga. Sono una sventura nella purezza galattica. Tu, signore, tu sei una sventura. E tu, umano. Resistenza privata, accesso vietato. È inutile lamentarsi, umana. C'è un'epidemia. Ti ho detto di andartene, umana. L'intera zona è in quarantena per via dell'epidemia. Non entra nessuno. Appunto, sono umana. Noi siamo immuni all'epidemia. Lasciami passare prima che gli sciacalli mi rubino tutto. L'epidemia può contagiare tutte le specie. Non possiamo rischiare. Nessuno può passare finché la zona non sarà sicura. Nei bassi fondi c'è un Salarian di nome Mordin Solus. Devo andare laggiù a cercarlo. Il dottore? Qualche mese fa quel pazzo furioso ha aperto una clinica nel quartiere. I Sole Blu non erano molto contenti del suo arrivo. Dicono che Mordin stia cercando di contrastare l'epidemia. Nel frattempo, però, dobbiamo mantenere la quarantena. Dobbiamo aspettare qui finché l'epidemia o i Sole Blu non uccideranno tutti. Poi dovremo entrare e ripulire tutto. Senti, resterai qui finché non sarà tolta la quarantena. Potrebbero volerci settimane. La cosa più importante è risolvere al più presto il problema. E io faccio proprio questo. Risolvo problemi. Risolvo problemi. Lasciami entrare e il quartiere tornerà come nuovo. Certo, se credi di poter risolvere tutto. Tanto la quarantena serve più a contenere le persone infette. Avvertirò subito gli altri del tuo arrivo. Ehi, perché loro li lasci passare? Maledetto bastardo. Tu non hai un lanciagranate, umana. Sparisci. Ha senso. Per fortuna gli umani sono immuni all'epidemia. Il fatto che gli dice tu... Sì. Ah, guarda che possiamo già portarci dietro Zaid. Ah, ci portiamo Jacob e Zaid. Guarda che possiamo cambiargli l'aspetto. Scusami. Ma dai. Portiamoci dietro Zaid, va. Allora, 8 punti. Senti, gli faccio fare l'avanzamento automatico. Tanto. Allora, fammi vedere un po' le armi, cosa hanno loro. Ok. No, tu mettiti la pistola, io mi metto il cecchino. Non sparate, sono autorizzati a entrare. Salve. Siamo autorizzati a entrare, salve.
Ma il fucile io via non lo metto. Buona fortuna, Ripetto. Il sole blu e i Vorcia sparano a tutto quello che si muove. Grazie. Fucile preferito nel primo. Io ho sempre cecchino, ragazzi. Io ho sempre fucile da cecchino. Hanno lasciato i cadaveri in mezzo alla strada. La più semplice forma di controllo dell'epidemia. Un umano. Dovevo immaginarmelo. Siete stati voi a infettarci con questa epidemia. Ecco, è sempre colpa degli umani. Anche la decenza di aspettare che io sia morto prima di venire a rubare le mie cose. C'è niente che possa fare per te. Vattene via, umano. La tua specie ha già fatto troppo. È tutta colpa della vostra epidemia. È la tua finta pietà. È l'insulto finale. Devo trovare Mordin Solus. Gli umani che cercano nuovi simpatizzanti. Spero che tu... Spero che tu sia... Non riesco. Ehi, tieni duro. Questo non curerà l'epidemia, ma almeno ti sentirai meglio. Tu mi hai aiutato. Perché sono uno spettro alla fine. Devo farlo. Non so se riuscirò a trovare una cura per l'epidemia, ma ci proverò. Le tue parole sembrano sincere. Forse è la febbre, ma come hai detto tu, non ho nulla da perdere. Cosa vuoi sapere? Perché sei convinto che siano stati gli umani a creare il virus? L'epidemia è troppo violenta per essere naturale. Trasmissione aerea tra numerose specie diverse. Tasso di mortalità quasi del 100%. E visto che gli umani sono l'unica specie immune, c'è una sola... Non ha tutti i torti, effettivamente, a pensarla così. I Vorcia non sono immuni all'epidemia? E se avessero diffuso il virus per impossessarsi del quartiere? I Vorcia sono immuni al contagio. L'epidemia creata dagli umani non li ucciderebbe. Ma se è stata creata dai Vorcia, perché rendere gli umani immuni? Inoltre, i Vorcia non sono così intelligenti da creare un virus del genere. Mi dispiace per te, umano. Tutte le prove portano alla tua specie. Devo trovare Mordin Solus. Ha una clinica dall'altra parte del quartiere. Accoglie i rifugiati, aiutando tutti coloro che hanno contratto il virus. Prima temevo di andare da lui. È un tipo pericoloso, ma forse può aiutarmi. Che è pericoloso? Perché preferisci morire piuttosto che andare da Mordin? I Sole Blu hanno cercato di estorcergli del denaro, ma lui li ha uccisi dopo averli tramortiti. Bravo, Mordin! Non è un semplice medico. I medici non uccidono le persone e non mostrano i cadaveri come monito. Quando troverò Mordin, gli parlerò di te. Se ha una cura, farò in modo che qualcuno te la porti. Oh, grazie. Mi resta poco tempo, ma almeno mi hai dato un barlume di speranza. Non voglio morire. Per quanto Mordin sia pericoloso, sono disposto a rischiare. Devo andare. Addio, umano. Ok, allora. Non so come funziona, non mi ricordo come funziona questa roba qua. Ah sì, aspetta, questo. Scusami. Ah, ok, adesso mi ricordo. Ok. Passiamo la porta.
Beh, hanno messo qualcosa di diverso al contrario dei soliti cerchi che c'erano nell'uno, Ha cercato disperatamente di fuggire. Forse avrei fatto lo stesso. Fine, sono morti tutti e quindi bene. Va bene, andiamo avanti. Ucciso. Questi bastardi, capito? E niente, l'hanno ucciso. Vabbè, noi ci siamo inculati i suoi soldi, tanto era morto, non gli servivano. Allora, qua ci sarà gente brutta a cui sparare. No? Guarda di là. Degli umani, non lasciamogli diffondere l'epidemia. Cerco copertura. Non piace. Peccato. Apri in mezzo agli occhi. Yes. Posto? Aia, no, c'è ancora. Colpo d'impatto in arrivo. Vieni un po' qui. Buono. Voilà. C'è altro qua? Salve. Oh, grazie al cielo. Sei umano. Quando sì. Abbiamo visto la porta che si apriva, temevamo che fossero i Turian. Da quando questa epidemia è iniziata, i Sole Blu cercano di eliminarci. Stanno uccidendo più persone loro che l'epidemia. Perché i Sole Blu vi danno la caccia? Non abbiamo fatto niente. Tutti gli alieni del quartiere ci vogliono morti. Ci accusano di aver creato l'epidemia. Gli umani non si ammalano. E questo gli basta come prova. Chissà quanti umani hanno già eccessivo. Dovrebbero prendersela con i Vorcia, non con noi.
Da quando è scoppiata l'epidemia stanno occupando il territorio dei Sole Blu. Hai detto che i Vorcia sono arrivati subito dopo lo scoppio dell'epidemia? Subito dopo che il quartiere è stato messo in quarantena. I Vorcia sono immuni alle malattie. Non so da dove sono arrivati. Non si sono mai visti molti Vorcia da queste parti. E certo sembra quasi che fossero pronti a tutto questo. Però nessuno ritiene i Vorcia così intelligenti da aver creato un virus come questo. I Sole Blu vogliono un altro capro espiatorio. Hai detto che i Vorcia stanno conquistando il territorio dei Sole Blu? Ci stanno provando. I Sole Blu non si arrendono facilmente. L'epidemia li ha indeboliti, ma hanno ancora una potenza di fuoco sufficiente a difendere parte del loro territorio. I Turian stanno arretrando. Più ti addentri nel quartiere, più Vorcia vedrai. A meno che loro non ti vedano prima. Dimmi di più sui Sole. Sono una banda di mercenari. Non mi ricordo Turian. I Vorcia, quali sono? Gestivano questo quartiere. Mantenevano la situazione sufficientemente tranquilla e stabile. Finché pagavi la tua quota mensile per la protezione, tutto filava liscio. I prezzi... Poi è arrivata questa dannata epidemia. Tutti hanno iniziato a morire e sono arrivati i Vorcia. Devo trovare Mordin Solus. Oh, sì, lui. Ha una clinica dall'altro lato del quartiere. Ho sentito dire che sta accogliendo i rifugiati, cercando di aiutare le vittime. Come no? Un dottore con mech militari che aiuta la gente gratis. Su Omega? Certo. Non sembri apprezzare molto il dottore e la sua clinica. I Vorcia hanno provato a fare eruzione e lui gli ha sparato, così, su due piedi. Vabbè, scusami, è giusto. Non ha neanche usato i suoi mech. Poi i Sole Blu hanno saputo che offriva rifugio. Sono d'accordo io. E sono andati per bruciare la clinica. Ha ucciso anche loro. Poi è rientrato ed è tornato al lavoro. Oh, lasciate stare la clinica, gli danno fastidio. Non potete restare qui dentro. Da Mordin potreste sopravvivere almeno fino al termine della quarantena. Sei pazzo? Non ce la faremmo mai. Le strade brulicano di Sole Blu e Vorcia. E non sono disposto a rischiare la vita sperando che un Salarian possa offrirmi un rifugio. So che avete paura, ma la clinica di Mordin è la vostra unica speranza. Io avrò i Sole Blu e i Vorcia alle costole, quindi non posso portarvi con me. Ma vi prometto questo. Farò il possibile per aprirvi la strada affinché possiate seguirmi. È ok, rischioso. Hai ragione. Aspetteremo qui per un po' dandoti il tempo di aprire la strada. Se saremo fortunati, forse ci rivedremo lì. Forse. Forse, signori. Va bene. Allora, io dovrei chiudere la live perché è l'una, però voglio finire la missione. Quindi, finiamo la missione, ragazzi, poi chiudiamo. Allora, dove si va per andare avanti nella missione? Però aspetta, di qua c'era una scala che portava su. Voglio andare a vedere se c'è qualcosa prima di andare avanti. Io sono uno da esplorini 100%, Magari non c'è niente. No, le balle, c'è un kit medico. Ho fatto bene a salire. Andiamo, ragazzi. Sembra interessante. E che Mordin ci serve anche per sviluppare tutte le armi nuove. Ah sì, forse sono tipo i vampiri spaziali, passatemi il termine. Qua sta arrivando una bestia. Buon viaggio! C'hanno quella faccia da vampiri spaziali. Così. Ah.
Facciamo così. Aia, che male. Colpo d'impatto e ne arrivo alla testa. Preso. Quanti sono? No, vabbè, ma non vale avere anche i... Va bene, e allora facciamo così. Facciamo così. Mettiamo i proiettili elettrici. Aia il Krogan, aia il Krogan! È una brutta bestia! Ok. Arriva un Krogan! Arrivano! Ce n'è un altro? Qua ci rimango, eh. A meno che... Io ho il pugno! Non ho più gli scudi! Non c'ho più gli scudi! Ok. Sono ancora vivi quelli giù? Ce n'è ancora uno là. Ah, la cosa che mi piace è che nel 2 i companion, a quanto pare siamo nel territorio dei Vorcia, usano le abilità quando vogliono. Questo mi piace. Non promette bene per loro. Ok. Vediamo di qua. Ok, abbiamo trovato la clinica, bene. Salve. Una volta nella clinica c'è poco da scherzare, a meno che non voglia vedertela con quei mech. Mordin è qui da qualche parte. Va a parlargli, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Mi dispiace, sono troppo occupata per fermarmi a parlare. Dovresti cercare Mordin. Saccheggiavano le case dei morti. Mi sono sentito male. Questa clinica è un rifugio. Se stai cercando guai, ti consiglio di andare altrove. No, sto cercando Mordin, signora. Mordin mi ha salvato la vita. Devo tutto quanto a lui. Professore, stiamo finendo la cipossidina. Usa malanariga. Abbiamo tanta, quasi a... Oh, Mordin, come mi sei mancato. Mordin Solus. Che bello, Mordin, ragazzi. Non riconosco di quest'area. Troppo bene armati per rifugiati. Nessuna uniforme mercenaria. Quarantena ancora attiva. Qui per qualcos'altro. Vorcia? Squadra per eliminarli? Improbabile. Vorcia solo sintomo, non causa. Epidemia? Verificare possibile uso come arma biologica? No, troppe armi, equipaggiamento di analisi insufficiente. Soldati, non scienziati. Mercenari, forse? Cercando qualcuno. Rilassati, Mordin. Sono il comandante Shepard e sono venuto a cercarti. Ho una missione cruciale e mi serve il tuo aiuto. Missione? Quale missione? No, troppo occupato. Clinica corto di personale. Diffusione epidemia troppo veloce. Chi mandato? Un'organizzazione umana segreta finanziata privatamente. Legata a epidemia? Mi è morto una cuffia. Non colpisce umani. Interesse umano centrico. Pochi gruppi umani mi conoscono. Equipaggiamento indica origine militare, non standard di alleanza. Spettri non umani. Mancava solo nazionalisti terrestri troppo instabili. Mancava solo un'opzione. Perfetto.
Cerberus inviato a te, inaspettato. Cerberus non avrà una grande reputazione, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Perché richiedere aiuto, Salarian? I collettori stanno rapendo l'intera popolazione umana. Dobbiamo scoprirne il motivo e fermarli. Collettori? Interessante. Epidemia che ha colpito Bassifondi architettata. Collettori, uno di pochi gruppi con tecnologia sufficiente. Niente, rotta. Nostri obiettivi simili. Ma prima fermare epidemia. Devo comprarmi delle cuffie nuove. Bisogna diffondere in centro di controllo ambientale. Protetto da Vorcia. Bisogna ucciderli. Andrò io a occuparmi dei Vorcia. Che diavolo è stato? Vorcia, disattivato sistemi ambientali. Cercato di uccidere tutti. Necessaria riattivazione. Ecco, prendi cura di epidemia. Inoltre, bonus di buona fede. Arma di mercenari, sole blu morti. Potrebbe tornare utile con... Altra cosa, Daniel, mio assistente, andato in territorio Vorcia. Cercava vittime, non tornato. Se lo vedo farò il possibile per aiutarlo. Grazie. Detto di non andare, ma lui furbo, brillante futuro. Ho trovato un Batarian vittima dell'epidemia qui vicino. Puoi mandare qualcuno ad aiutarlo? Rischioso. Sole Blu e Vorcia combattono ancora. Quartiere non sicuro. Vedo cosa posso fare. Hai mai avuto problemi? Niente importante. Sole Blu venuti per umani. Minacciato. Uccisi prima che situazione peggiorasse. Andiamo alla centrale ambientale. Acquisto il cannone portatile Carnifex. I seguenti membri della squadra sono in grado di utilizzare quest'arma. Perfetto. Allora. Raccolgo tutto. Poi salvo, ragazzi. E noi continuiamo nella prossima live, che ovviamente sarà giovedì, come sempre, al solito orario, sempre qui alle 11. Allora, salva. Dovrebbe aver salvato. Quindi, ragazzi, grazie mille a tutti per essere stati in mia compagnia anche oggi. Quindi, noi ci rivediamo ovviamente in live, come vi dicevo, giovedì mattina, come sempre. Ricominceranno le live del martedì e del giovedì mattina qui con me. Detto questo, tra l'altro, ragazzi, se vi interessa, domani mattina invece mi trovate sul mio canale di Twitch, che è Zio Gabrio, che hanno fatto tutti gli aggiornamenti di Once Human e tutto il resto, quindi voglio anche vedere un po' come hanno migliorato il gioco e che cosa hanno fatto di interessante, se lo volete. Inoltre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social e niente, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi auguro un buon pranzo e noi niente, ci vediamo alla prossima live. Detto questo, un bacione e buona giornata. Ciao a tutti, fate i bravi.